Venerdì 23 novembre a Palazzo Poggi abbiamo incontrato Beatrice Spallaccia, che ci ha parlato del fenomeno della misoginia sul web in occasione del Festival La Violenza Illustrata. Come si manifesta il fenomeno della misoginia sul web? Da cosa si riconosce l'intenzione misogina e chi si cela dietro un commento considerato tale? Chi si cela dietro a questi commenti? Tutti, uomini, donne, a prescindere dall'età, dall'orientamento sessuale, dall'etnia, e che fanno un uso antagonista del web. Per web intendiamo i social network, tutte le piattaforme che un po' tutti e tutte noi usiamo quotidianamente. Sono molte le sfumature e le tattiche che vengono utilizzate, che assume la misoginia online. Andiamo dal cyberstalking al cyberbullismo, ai casi della cosiddetta revenge pornography, quindi di immagini video intime a sfondo sessuale che vengono pubblicate in rete con l'intento ovviamente di ferire, di denigrare le donne. Quali conseguenze ha il fenomeno della misoginia sul web? È importante studiare le conseguenze della misoginia online, perché parliamo di, essendo sul web, si tratta di contenuti online, di parole o di immagini, e verrebbe da pensare che sono solamente contenuti online che non hanno poi un impatto sulla vita delle persone. In realtà questo è assolutamente errato. Perché la misoginia o l'odio online in generale ha delle conseguenze spesso purtroppo devastanti sulla vita delle vittime. Passiamo da una violenza prettamente verbale, attraverso, come dicevo, immagini, parole o video, a un impatto psicologico, emotivo della violenza da parte di chi lo riceve, che ha a sua volta un triplice impatto. A livello sociale, che porta quindi a un isolamento della vittima sia nella vita online, quindi chiudendo profili ad esempio sui social network, ma anche offline. Ci sono casi di giornaliste, soprattutto negli Stati Uniti, che si sono viste costrette a annullare per esempio degli eventi pubblici per minacce ricevute non solo verso di loro, ma anche verso le persone che volevano prendere parte a questi eventi. Un impatto poi anche economico, penso ad esempio al caso di Tiziana Cantone, come la perdita del lavoro, una reputazione lavorativa rovinata, e anche il fatto di dover sostenere delle spese legali a volte ingenti. C'è poi un terzo impatto che io chiamo psicofisico, che consiste appunto nel sorgere o nell'aggravarsi di ansie, disturbi alimentari, depressione, o anche appunto abuso di sostanze stupefacenti o alcolici, casi di autolesionismo fino al gesto estremo del suicidio, come appunto i casi di Tiziana Cantone e Carolina Picchio, solo per rimanere in Italia ad esempio. Cosa si può fare per contrastare questo fenomeno? Io credo che la battaglia debba essere principalmente culturale, attraverso un'educazione improntata al rispetto di genere, così come per le forme più purtroppo più tradizionali e più classiche della violenza, come la violenza domestica o comunque nelle relazioni intime.